Bravo, professore, ma su non vogliono, lei a questo punto sarebbe favorevole a un obbligo vaccinale? Nel senso che, insomma, comincia a essere una cosa che dovremmo mettere nel conto? Mi vuole tirare nei pasticci a tutti i costi? Francamente, se si potesse evitare, francamente evitiamolo, nel senso che è ancora possibile cercare di agire in termini di persuasione. Poi mi domando quanti di coloro che appunto tra gli anziani non sono stati vaccinati, lo dicevo prima, non, è perché non sono stati raggiunti o facilmente raggiungibili. Credo che si dovrebbe anche analizzare rapidamente questo fenomeno, lo si sta già facendo immagino, per avere anche delle risposte a questa domanda. Sono due cose molto diverse. Un problema è quello di non lasciare indietro nessuno, è un problema enorme. Alcuni medici benemeriti hanno avuto delle campagne porta a porta che io considero preziosissime. Poi però c'è l'altro punto, perché c'è ancora un sacco di gente che ha dei dubbi sui vaccini. Mi è capitato personalmente, le persone che mi dicono ma alla fine aspettiamo, vediamo che succede, tanto ormai sono vaccinati tutti, pure se non mi vaccino io. Cosa che tra i giovani peraltro circola. Allora per poi i bambini, i genitori che decidono di non vaccinare un bambino, ecco, facciamo questo esempio, ma lo possono mandare a scuola lo stesso, non vaccinato l'anno 21? Su questo siamo a dover ragionare, quando si avrà la possibilità di vaccinare, quando sarà stato confermato il fatto che perlomeno i dodicenni sono vaccinabili, voglio dire, o meglio, quello ormai è imminente che venga confermato, sarà confermato il fatto che vengano materialmente vaccinati, abbiano materialmente accesso alla vaccinazione. Dopodiché evidentemente io mi aspetto che prima o poi venga il pettine il nodo dei Novax o dei perplessi o degli esitanti, nei confronti dei quali credo che sia giusto fare una politica di convincimento, non dico per i Novax che non li convinci nemmeno con le cannonate, premi o cannonate a seconda dell'atteggiamento, insomma. Ma per tutti quanti gli altri, gli indecisi. Professore, voglio fare un esperimento con lei adesso, perché